Ci sono altri interventi? Consigliere Vitrotti, prego. Grazie Presidente, colleghi consiglieri, membri della Giunta. L'atto di oggi è sicuramente un atto importante. Affrontiamo una delle trasformazioni urbanistiche più importanti nel panorama della nostra città e uno dei più complicati, devo dire, sul nostro territorio. E proprio per questa importanza, per l'impatto che avrà su una parte del nostro municipio, è necessario farlo con una discussione aperta, larga, partecipata. Le trasformazioni urbanistiche prevedono questo, prevedono condivisione. Lo prevedono perché non siamo chiamati a decidere qualcosa che succederà domani, ma è necessario farlo con lunghe vedute, con una prospettiva molto più lunga. Diciamo, questo è stato l'aspetto che in un certo qual modo ci ha fatto scattare l'allarme, a noi consiglieri del Partito Democratico, ma anche ad altri, perché la mancanza di un livello di confronto adeguato, direi non frutto dell'immaturità di qualcuno, direi di non sottovalutarci con questo termine, perché non mi sembra questo il termine adatto, ma perché la costruzione di un percorso con quelle caratteristiche, aperto, largo, partecipato, non lo stavamo vedendo. Da qui nasce la proposta di istituire una commissione speciale, votata da questo Consiglio, in cui sono presenti i capigruppo, massimi rappresentanti delle forze politiche di questo municipio, che ha avviato un lavoro, l'ha fatto con tempi stretti purtroppo, immagino che tutti noi avremmo voluto lavorare con dei tempi più lunghi, però certi processi stavano andando avanti, erano andati già avanti e abbiamo dovuto intervenire con rapidità. E abbiamo comunque avuto il tempo di scrivere un atto che oggi è all'attenzione di tutti noi e di questo Consiglio. Siamo chiamati ad esprimerci, non è vero che non abbiamo questa facoltà, l'abbiamo e come. Questa risoluzione è sicuramente un atto che è passato dentro una commissione legittima, poiché votata all'unanimità dei presenti, diciamo con qualche... da questo Consiglio, in cui ha messo sul piatto tutte le questioni con una cartografia, con un metodo che avete descritto bene prima di me, non usando argomentazioni ingiustificate e illegittime, questo mi dice la Treccani, significa la parola surrettizia, ma bensì un atto condiviso con tutte le forze politiche e votato all'unanimità, cioè senza un voto contrario in commissione. Un metodo di lavoro quindi serrato e responsabile, sicuramente aperto, che ha visto un aggiustamento delle proposte che ci sono state, dalla nostra proposta iniziale, quella che ha presentato il Presidente, che ha accolto alcune migliorie e sono state inserite appunto nell'atto, e che oggi la stessa proposta restituisce a questo Consiglio il suo protagonismo. Qualcuno lo diceva prima di me, il percorso partecipativo che abbiamo attivato, e quindi un incontro che c'è stato il 15 luglio, oltre quella data prevista, quella dell'8 luglio, e quello che ci sarà oggi, la data del 24, devo dire che ci hanno regalato dei momenti di perplessità, in realtà ce li hanno confermati, due in particolare. La posizione ufficiale dell'amministrazione comunale, che dalle parole dei dirigenti del Dipartimento che erano qui ci hanno fatto capire appunto che era necessario ed era diventato impellente un intervento del municipio, e soprattutto poi la titolarità del preesistente, cioè quello che qualcuno prima di me ha definito la situazione di abusivismo che c'è in quell'area interessata dal print, e a cui abbiamo cercato di rispondere in commissione speciale, costruendo un quadro di garanzie
che abbiamo allegato, non so se l'avete letto, prima qualcuno citava questa ormai importante delibera, la numero comunale, la 192 del 27 giugno del 2014, in cui si dice, in questo atto, il municipio Roma 7 durante il procedimento assuma un ruolo da protagonista nella fase di valutazione e decisioni connesse sia all'attuazione delle opere che all'utilizzo degli eventuali ulteriori oneri derivanti da nuove adesioni al programma da parte dei privati e o da eventuali economie realizzate durante la fase di attuazione, come da norme tecniche attuative e ulteriore deliberativa della giunta capitolina che prima ho detto. Questo e tante altre abbiamo cercato di inserire delle garanzie che ci tutelino e che tutelino il nostro territorio. In più ci siamo trovati anche nella necessaria valutazione di quali opere fossero importanti, ma l'avete detto prima di me, io non mi starei tanto a prendere le misure su quanto è distante il sottopasso dei 7 metri piuttosto che la stazione di Ciampino. Credo che sia importante che quella commissione abbia lavorato cercando comunque di fare una proposta che non guardi l'interesse del singolo, ma che vada in un certo qual modo a valorizzare una parte del nostro territorio e nel quale abbiamo inserito, forse non l'ho sentito citata, mi dispiace, ma un lavoro fatto in un allora Consiglio Comunale del 2003, lotto funzionale 2, l'abbiamo chiamata il tratto della grande bellezza, in realtà è un intervento. Questa famosa linea ciclopedonale, così è stata chiamata, che attraversa tutto il nostro, una delle più grandi bellezze che abbiamo nel nostro territorio, che è quella del Parco degli Acquedotti. Nel merito stretto io delle opere ho ascoltato e quindi non vorrei tornarci. C'è stato anche un qualcosa che c'era forse sfuggito nel corso della partecipazione, per esempio il 15 luglio abbiamo ascoltato il comune di Ciampino, abbiamo ascoltato le sue perplessità, ci è arrivato, ci siamo fatti anche inviare un ordine del giorno che è stato approvato dal Consiglio di Ciampino, Comunale di Ciampino, altro ente locale vicino a noi è interessato e soprattutto in un'ottica di città metropolitana, quando andiamo in questa direzione non potevamo non ascoltare un ente che probabilmente sarà anche un nostro vicino di casa, molto più vicino di quanto abbiamo oggi. E è stato importante confrontarci anche con loro sulle loro perplessità, sui criteri che stanno usando, cercando anche di costruire insieme un percorso. D'altronde era quello che chiedevano. Il 15 luglio ce lo hanno per la prima volta detto. Devo dire che il metodo che è stato usato e che io penso dovrà usare la commissione speciale print su questo, perché oggi abbiamo questo print alla nostra attenzione, ma sugli altri strumenti urbanistici che interessano il nostro territorio e non sono pochi, Morena, Casal Morena, Tor Fiscale, saranno tutti print sui quali questo municipio oggi ne ha per la prima volta la possibilità, potrà dare le carte, potrà essere protagonista e lo potremo fare ovviamente acquisendo dei tempi e sfruttando dei tempi molto più lunghi e soprattutto costruendo una proposta che rimetta il Consiglio del Municipio dentro una giusta carreggiata, cioè quello di essere colui che può, in un certo qual modo, qualcuno prima lo diceva, e ha il dovere di doversi esprimere e la responsabilità di farlo. Allora, come è avvenuto il 7 novembre, quando all'unanimità questo Consiglio si è espresso, revocando e chiedendo la revoca della delibera numero 272, appellandoci quindi ad un senso di responsabilità di tutti noi, allora, e riportando soprattutto in questo Consiglio al centro della decisione, allora io credo che oggi noi con lo stesso spirito dobbiamo riportare la centralità di questo Consiglio con il nostro voto, perché può essere fondamentale. Perché questo municipio, se, e lo dico a chi ha delle perplessità, se vuole assumere un ruolo di protagonista, se non vuole essere
scavalcato ogni volta, se ogni volta che si appella a quei processi di decentramento che sono necessari e fondamentali per il nostro ente locale e per avere quei poteri e quelle garanzie e quelle risorse economiche che noi chiediamo a gran voce ogni volta, allora se vogliamo fare questo e vogliamo assumerci le responsabilità, tutti noi consiglieri che oggi siamo qui, tutto il Consiglio è chiamato a questo, allora per questo e per tutte le altre importanti decisioni che saremo chiamati a prendere, non possiamo prescindere da questo passaggio che regala al Consiglio del Municipio Roma Settima la sua legittimità di espressione. Grazie. Grazie a lei, consigliere Vitrotti, perfettamente nei 10 minuti. Non c'ho altre. Consigliera Carus, prego. Allora, Presidente del Municipio Fantino, Presidente, colleghi consiglieri e assessori presenti in aula, io non volevo intervenire perché insomma non partecipando né alla Commissione Urbanistica né alla Commissione dei Print, però vorrei fare alcune riflessioni e alcune considerazioni con voi. Innanzitutto si è detto prima di assumere una centralità del Consiglio, giusto, probabilmente una commissione che all'interno esprime 13 consiglieri e più centrale di una in cui ne si esprime 9 consiglieri, prima di tutto, nonostante le mie perplessità già esposte precedentemente anche sulla legittimità della commissione speciale dei print, perché su questo concordo con quanto prima espresso dal consigliere Cofano, non è una sovrapposizione di quelle che sono le competenze, ma è una vera e propria discussione in merito agli stessi strumenti urbanistici, perché i print sono strumenti urbanistici quanto tali, non capisco dove sia la sovrapposizione se non proprio lo stesso argomento. Io non voglio entrare negli elementi tecnici, perché vorrei far presente che un tavolo di confronto c'è stato tra il Dipartimento e c'è stato tra il Municipio, un tavolo di confronto tecnico, quindi su questo la discussione si avvierà e si avvierà anche dopo il processo partecipativo. Innanzitutto poi continuiamo a chiamare la Commissione Speciale Print, io se non mi sbaglio è stata votata una commissione speciale sui piani di recupero, perché così diceva la delibera di istituzione della commissione, che è un'altra cosa rispetto ai programmi integrati, forse c'è stato un errore, però è stata mandata così almeno l'altra volta nel Consiglio e vorrei semplicemente però fare una riflessione di carattere politico. Quando si parla delle opere, senza entrare nel merito delle singole, anche perché possono essere tutte legittime e tutte importanti, c'è però da dire che c'è una scelta politica che si fa. C'è una scelta politica, è quella di proporre di realizzare con gli oneri straordinari del print delle opere di quadrante, che sono necessarie e fondamentali, soprattutto per sollevare quel quadrante, quel territorio extra gra, che ha problemi di mobilità serie, che affliggono tutto il territorio e che sinceramente nelle opere proposte nella risoluzione della Commissione Speciale, sicuramente importanti, però non vedo insomma attinenza rispetto alle problematiche di mobilità e di viabilità. Inoltre poi alcune secondo me sono anche previste dai piani di recupero, quindi non so come si va a interpretare questo aspetto. E non è una questione di chi sta sul territorio, io sto sul territorio sicuramente da anni, ma proprio perché ci sto, come diceva bene prima il capogruppo Matronola, c'è un tema, chi sta su quei territori sa che i print, programmi integrati, servono per una riqualificazione di quei territori, servono affinché si vadano a risolvere delle problematiche di viabilità e di mobilità. Quindi quando noi parliamo e facciamo gli interventi come fino adesso è successo da un punto di vista tecnico, da un punto di vista politico, io non entro neanche nel merito della discussione fino a qui, voglio però riportare nei canali e invito questo tutto il Consiglio a fare un ragionamento su quella che è la priorità della scelta politica, che probabilmente lì, come anche prima giustamente la consigliera Vitrotti faceva presente, rispetto a quelli che saranno i prossimi print, non possiamo lavorare a compartimenti, dobbiamo avere un'ottica generale di quello che accade sul quadrante e bisogna averla dando importanza a quelle che sono le problematiche di quel quadrante, che coi print hanno la possibilità
di vedere riqualificato un territorio che non da oggi, non da questa consigliatura, ma da anni ha e soffre di problematiche di mobilità e di viabilità, realmente. Grazie. Grazie, consigliera Carrus. Sempre di non avere altri interventi, consigliere Belisario, prego. Grazie Presidente. Consigliere Belisario, l'ultimo intervento, poi c'ha la parola al Presidente Fantino. Lascerò da parte l'intervento tecnico che è già stato illustrato dal Presidente Ciancio e sono costretto a intervenire nella parte che è più strettamente politica di quest'atto e di come nasce. All'inizio, Presidente, avevo dei dubbi piccoli, ma avevo dei dubbi sulla opportunità della Commissione Speciale Print, piccoli dubbi, ma ognuno di noi non è che va spedito nella certezza. Nel momento che è stata poi istituita la Commissione Print, questi dubbi sono stati fugati immediatamente, perché questa Commissione Print, caro Presidente, ha innescato improvvisamente una serie di azioni e di comportamenti a dir poco scomposti. Da una parte c'è stato l'intervento tramite comunicato stampa del consigliere Tutino, che l'ha fatto a titolo personale, e già questo mi lascia perplesso, no? Facendo parte della lista civica, però lo fa a titolo personale, come vicepresidente. Il quale ha fatto un intervento completamente fuori luogo e scomposto. Nella pratica sportiva, faccio questo esempio, quando ci sono degli interventi scomposti, quasi sicuramente l'atleta che fa l'intervento scomposto si fa male seriamente, ma molto seriamente si fa male. E ho paura che se continua così il vicepresidente Tutino nei suoi interventi scomposti si farà male politicamente, ma molto male. E questo mi dispiace. No, scomposto politicamente, non ho detto altro. Politicamente. Scusate. Prego, consigliere Belisario. Se posso continuare, grazie. Politicamente male. Dopodiché c'è stata altro comunicato stampa della lista civica di SER, che è un comunicato molto lungo, che è già stato nell'intervento del consigliere Cofano ripetuto, cioè nel senso che i comunicati stampa si fanno quasi sempre molto brevi, era un comunicato lungo in cui si diceva che nella commissione urbanistica ci stanno 6 persone su 13, però poi si è fatta commissione speciale in cui la maggioranza di una parte della maggioranza era invece di 3 su 10, una cosa incredibile, dove addirittura c'è la elencazione di chi è stato votato e accanto chi ha votato, però poi si dice che era scrutinio segreto, quindi è uno scrutinio segreto. No? Nel comunicato stampa ufficialmente è stato scritto, però già si sa che nello scrutinio segreto Tizio ha votato Caio, gli altri hanno votato quelli, una cosa pazzesca, una cosa senza senso. Si parla di poltrone, di spartizioni, che lasciamo 30 milioni nelle tasche di chi ha fatto 60 abusi. Sono delle denunce molto gravi che poi il Partito Democratico ha risposto vedendo se ci sono gli estremi, la volontà, sicuramente gli estremi sì, la volontà anche di querelare. E faccio un inciso, penso che tutti lo sanno, la Commissione Print come è nata? È nata nella massima autonomia del Consiglio, con tutti i crismi della politica e del regolamento, prevedeva, ed è molto semplice, la partecipazione dei presidenti dei gruppi consigliari, non di Tizio invece che Caio, dei presidenti che sono la massima espressione
è la rappresentanza di una lista che si è, o di un partito che si è presentato alle elezioni amministrative. Quindi non è che qualcuno ha votato il nome di uno invece che il nome di un altro, ha votato chi fossero presenti i presidenti dei gruppi consigliari, coloro che fanno parte di autorità anche della commissione controllo e garanzia e anche della conferenza dei presidenti dei gruppi, cioè questo in più. Logicamente la delibera diceva che ci doveva essere una rappresentanza in base agli eletti, quindi tutto normale, ma più che normale, però non si vuole dire in questa assise, non si vuole dire, si è voluto per forza travisare cose che non hanno senso e che sono false. Questo per quanto riguarda come è stata istituita la commissione Print, e poi ha lavorato nel suo tempo nella maniera che mi sembra la più veloce possibile. Io faccio un piccolo excursus di quello che è stato la commissione urbanistica, nulla senza togliere niente al presidente della commissione. Allora, il 9 di aprile si riapre il bando. La prima commissione dal 9 di aprile viene fatta il 12 maggio. Io qua ho il verbale, ho i verbali di tutte le commissioni della prima commissione o della congiunta, prima e quinta, dove si è parlato solo del Printix del Ciampino. E diciamo c'è l'intervento di vari della Presidente eccetera eccetera, questo il 12, c'è anche l'intervento del sottoscritto che chiede che le priorità vengano definite concretamente con il contributo di tutti i commissari. Poi dal 12 maggio, dopo un mese e una settimana dalla pubblicazione del bando, passiamo al 16 giugno, quindi due mesi e una settimana dopo la pubblicazione del bando, dove la Presidente interviene, ripete il concetto che il municipio entro il 9 luglio deve formulare le sue osservazioni onde poter incidere almeno sulla destinazione degli oneri dei concessori per la realizzazione delle opere pubbliche. Si fa riferimento all'avvocatura comunale, c'è l'intervento dell'architetto Silvestri. Poi dal 16 si fa il giorno dopo, il 17, quindi neanche la parte temporale utile per, uno presenta un progetto, fa passare qualche giorno e poi uno ne discute. Non c'è presentazione del progetto né nel 12 né del 16 e il 17, il giorno dopo, non c'è presentazione del progetto, ci sono vari interventi e c'è l'intervento dell'assessore Morgia che dice: rispetto alle richieste dei cittadini l'iter è stato completato e sarà reso pubblico nelle sedi opportune. Questo è il 17 giugno. Dal 17 giugno arriviamo al 7 luglio, cioè quattro commissioni urbanistiche su Print, 4, e dove non c'è la presentazione di nessun tipo di atto, di niente, di nulla, e si arriva al 7 luglio in cui dice: questa è la memoria di giunta, votiamo. Sono verbali, sono tutti verbali. Sì. E allora, che cosa succede? Succede che 8 commissari sono contrari. Negli 8 commissari però c'è anche il presidente Poli che ha votato contro la mozione, contro la memoria di giunta. Non è che ce n'è chissà, cioè il presidente Poli ha votato contro la memoria di giunta, che è un fatto politico rilevante, perché oggi il presidente Poli non può andare in un'altra direzione quando ha votato politicamente contro l'atto della giunta, non lo può fare, perché è successo qualche cosa il giorno in cui ha votato contro. E siccome penso che non ci siano pistole puntate, ma ognuno è libero, lo può fare. In queste 4 verbali io non ho trovato mai dichiarazioni di commissari
di qualsiasi partito, specialmente no, di qualsiasi anche del PD, escluso che nell'ultima, dopo la votazione, in cui si chiede che la commissione urbanistica non lavori più o che ci siano affermazioni per impedire che la commissione urbanistica abbia potuto lavorare serenamente per 2-3 mesi, perché il 7 luglio sono 3 mesi. Non è che non c'è. Allora, o c'è stato un falso in atto pubblico su questi verbali, allora c'è qualcuno che deve denunciare qualcun altro, oppure c'è qualcuno dei commissari che è intervenuto che non ha detto la verità. Quindi non c'è stato un commissario, in questo caso del PD, che ha in queste commissioni ha evitato che la commissione urbanistica facesse il suo lavoro. Quindi non è vero pubblicamente. Se è pensato, c'ho un minuto. Grazie. C'è scritto che si disdica. E vorrei anche così finire l'intervento chiedendo, cioè verificando anche una, ciò che prima il consigliere Poli ha, nell'esprimere un concetto, ha detto: non siamo maturi, è meglio che il decentramento non arrivi, un po' ripreso però in maniera più velata dal consigliere Laddaga. Ma non è così, perché è strano il concetto di decentramento che ha il consigliere Poli, che è a corrente alternata, cioè quando fa comodo allora si scrivono risoluzioni, mozioni e atti in cui no, si dice voi lassù siete cattivi, il decentramento non ce lo date, noi qui che stiamo facendo. Poi a un certo punto, quando il decentramento arriva, però l'iter, no, che si viene a creare non è consono, idoneo o pensato eccetera come a qualche consigliere, allora è meglio che la cosa anche bella della commissione print dell'istituzione è stato che ha dato una svegliata a qualcuno in consiglio comunale che dormiva fino al 17 di fino al 17 luglio. C'era qualcuno in consiglio comunale che si era appisolato, è stato eletto un anno fa, si era appisolato, allora ha detto: oddio, e mo scade il print, mancano 7 giorni alla scadenza del bando, dobbiamo fare una commissione urbanistica. Boom. Ed è stata fatta la commissione urbanistica, chiamando, no? Anche lì per un anno niente, novembre niente, da aprile nuovo bando niente, a 7 giorni si sono svegliati anche là. Quindi è stato meglio del defibrillatore questa commissione print, perché ne hanno parlato più di tutte le cose che sono successe a Roma in questo periodo, cioè l'AMA, Malagrot, tutto quello che c'è è passato in secondo piano. Concludo con un'ultima affermazione e poi lascio. Quindi c'è anche questo. Io faccio una domanda che è questa, Presidente: possono alcuni consiglieri, senza una vera partecipazione politica, perché noi siamo qui perché ci hanno eletto, abbiamo una responsabilità politica, quella di fare una sintesi, quella di partecipare anche noi alla discussione della politica che si fa sul territorio, e senza approfondire accuratamente nei 3 mesi dalla pubblicazione del bando votare un atto che si materializza in commissione il 7 luglio? Io questa è la domanda che mi faccio, il giorno prima della scadenza, se questo si può fare così come lavoro. Grazie consigliere Pellizzi. Allora, Presidente Fantino, ultimo intervento. Presidente, consiglieri, assessori. Allora, non nascondo che è un po' difficile intervenire dopo alcuni interventi che ho sentito, però dirò poche cose che riguardano le questioni, diciamo così, prettamente legate a cosa sono i programmi integrati, al non confondere progetto con programma, a tutta una serie di cose che fortunatamente non solo stanno scritte nelle norme tecniche d'attuazione, ma nelle assemblee, nei momenti, insomma, così di partecipazione c'è stato modo più volte di spiegarle, soprattutto da parte degli uffici tecnici e anche del Dipartimento competente capitolino.
E molti interventi sono entrati nel merito, altri interventi sono entrati nel metodo. Allora, proprio perché ritengo che alcuni atti sono di pubblico dominio, compresa la memoria da me fatta che prendeva atto della conclusione del percorso fatto insieme all'assessore Caudo e al Dipartimento e all'Ufficio Tecnico del Municipio, quella memoria che prendeva atto di questo percorso esplicita alcune questioni importanti sia di criterio che di metodo e che poi nella sovranità del Consiglio oggi sta alla nostra attenzione e si esplicita anche in una delibera che viene proposta. Ora, io credo che noi siamo stati eletti, siamo municipi, per esempio io presidente da tanti anni anche dell'ex nono, e insieme ad altri presidenti e ad altri municipi abbiamo più volte rappresentato, in questo caso nella passata consigliatura anche insieme ai presidenti dei municipi di maggioranza capitolina, abbiamo sempre esplicitato l'importanza di riprendere il percorso del decentramento che è stato fermo per tanti anni e che poi successivamente attraverso una serie di atti in qualche modo possiamo dire che è stato riavviato. Ora, in realtà oggi i municipi hanno una mancanza di riconoscimento partecipativo che l'assessore Caudo nella delibera 192 che è stata poco fa citata ha aiutato a chiarire per quanto riguarda l'ambito dei programmi integrati nello specifico le competenze che riguardano l'urbanistica. Io lo dico perché credo che una delle nostre responsabilità come consiglieri, come amministratori locali, sia quella proprio di far conoscere e spiegare quali sono realmente i nostri poteri e quali sono invece quelli che ci auguriamo tutti che arriveranno. Al momento purtroppo, al di là di tutto quello che ho sentito e che chiaramente io condivido per quanto riguarda il riconoscimento del protagonismo dei municipi, dei cittadini che lo abitano, purtroppo questa delibera 192 chiarisce la prima fase che nel caso del PRIN di Ciampino purtroppo è sorpassata, perché l'ho detto ieri, l'ho detto in diverse occasioni, ciò che ci viene fra virgolette riconosciuto e concesso è a discrezione dell'attuale assessore e nella volontà politica, ma non nella norma, perché nella norma quel processo in cui il municipio viene riconosciuto, e lo vediamo nella delibera, purtroppo è superato perché doveva essere fatto nella passata consigliatura. Allora, oggi la porta che si è aperta, che ci ha visto lavorare soprattutto ai nostri uffici tecnici, ai quali ringrazio, e che è conclusa solo il 26 del mese scorso, e dopo due giorni è stata ripubblicato l'avviso per dare corso alla partecipazione, che non è un'opinione, si dà corso attraverso quelle modalità. E si sono fatte le due assemblee, si sono indette le due assemblee, se ne è fatta una e oggi si conclude l'altra. Allora, io credo che quando mi sono insediata, non venendo da questo municipio, chiaramente ho fatto tesoro dei percorsi precedenti che la comunità territoriale, la prima volta che l'ho incontrata, ma anche la seconda, che rappresenta i comitati dei cittadini, mi ha più volte detto che di nuovo partecipiamo, di nuovo dobbiamo raccontarvi quello che noi abbiamo già detto, abbiamo scritto, abbiamo mandato, abbiamo in qualche modo rappresentato. Semmai il problema era chi lo doveva ricevere e non l'aveva ricevuto.
Allora, io facendo tesoro di tutto ciò, credo che sia importante riportare le cose, perché chiaramente possiamo discutere, potrei avere delle posizioni rispetto alle opere che non condivido, che non sono condivise da altri consiglieri, che non sono condivise da altri gruppi politici, ma non è questo il problema. Il problema è se c'è un territorio che attraverso i propri cittadini organizzati in comitati, che tra l'altro per certi versi ci danno anche una lezione, perché i comitati rappresentano delle realtà, fare lo sforzo di fare una sintesi che rappresenta comunque la condivisione di tutti i comitati, dunque molti non necessariamente fanno parte di quel territorio interessato dall'ambito PRIN, beh, insomma, credo che rappresenta un metodo di lavoro, una modalità sicuramente molto interessante, di cui si potrebbe anche, volendo, far tesoro. Ora, senza entrare dunque nel merito di quelle che sono le opere, io ho pensato che c'erano alcuni passaggi che era nostra responsabilità venissero chiariti in modo definitivo. Uno di questi è stata l'istituzione della Commissione Speciale. Siccome il dubbio che citava poc'anzi il consigliere Belisario l'ho avuto pure io, questo dubbio però per chi fa l'amministratore ha un'unica strada, che è quella amministrativa, cioè è quella di rivolgersi alla rappresentanza massima che ha il Comune di Roma, che è il segretario generale, e porre il quesito al segretario generale. E io ho fatto questo. Ora il segretario generale ha risposto a me e per conoscenza, al direttore e al presidente del Consiglio. Non è questo il luogo dove io dirò che cosa mi è stato scritto, ritengo, e così ho fatto richiedendo al direttore quale atti intende, a quali atti intende dar corso, ma questo credo che sia importante perché, ripeto, si potrebbe tornare e rivotare esattamente quello che da quest'Aula verrà votato. No, adesso non è questo l'anno. No. Allora, scusate. No, io quello che ho scritto era la risposta al quesito. Quello che verrà risposto poi lo saprete attraverso il Presidente del Consiglio che ve lo girerà. Allora, questo che cosa significa? Significa che è importante che gli strumenti amministrativi non solo siano rispettati, ma anche perché questo ci permette, ad esempio, nel caso della delibera 192 che l'assessore Caudo ha approvato, aiuta, perché aiuta a chiarirci tutto quello che ancora tocca conquistare, aiuta a chiarire che il Consiglio Comunale a tutt'oggi non ha mai ceduto o trasmesso poteri sull'urbanistica ai municipi, ci aiuta a chiarire che la delibera sulla il regolamento sulla partecipazione va approvato. Allora ci aiuta a chiarire una serie di cose che devono far parte integrante delle, chiamiamole così, battaglie, richieste, sollecitazioni che i municipi ancora devono fare e ancora devono acquisire. Questo per onore e rispetto della verità, questo perché il ruolo nostro deve essere dire ai cittadini ciò che veramente possiamo fare, ciò che non possiamo fare e ciò che noi abbiamo chiesto, che io ho sollecitato all'assessore Caudo e c'è un carteggio che lo dimostra, era proprio riconoscere ai cittadini e al municipio quel protagonismo che ancora formalmente non c'è. Oggi siamo nella fase delle osservazioni che dalle norme tecniche verranno raccolte dal Dipartimento. Fase di osservazione che prevede associazioni, comitati, enti, e i municipi non sono previsti nelle norme tecniche. Noi, attraverso un rapporto, un'intesa con l'assessore, questo percorso lo abbiamo in qualche modo garantito. Allora io penso che sia fondamentale che
che quest'Aula nella sua totalità capisca che l'oggetto della trasformazione urbanistica che interessa il territorio è un atto importante che deve rispettare il fabbisogno che è espresso dai nostri concittadini, e per me la partecipazione è quella. Parallelamente deve rispettare la capacità e la responsabilità nell'uso degli strumenti amministrativi, laddove noi comunque in un'aula come questa prendiamo delle decisioni. Per questa ragione io semplicemente credo che l'ultima assemblea di oggi, dove mi auguro che altre osservazioni o comunque altri interventi possano arricchire questi momenti di incontro, poi trovino nella volontà dell'assessore Caudo e della giunta capitolina e del sindaco la capacità di capire che questi periodi di transizione, dove i municipi vorrebbero ma ancora non sono, dove i poteri li vorremmo ma ancora non li abbiamo, possano poi concludersi in quell'area vasta con attribuzioni di competenze e trasferimento delle stesse, che però porti poi a una maggiore responsabilità nell'uso dello strumento della rappresentanza e dello strumento delle regole e delle norme che comunque, ci piacciano o non ci piacciano, sono quelle che ci obbliga, il nostro status ad adoperare. Grazie. Grazie a lei, Presidente. Allora, la discussione generale è finita. Siccome la Presidente ha fatto menzione nel suo intervento questa comunicazione al Segretariato Generale, che io l'ho avuta adesso, all'inizio del Consiglio, credo che questa comunicazione, Segretariato Generale, forse ci dà pienamente ragione, perché a parte dice non deve, non si può, appare, sembra, allora dice che la Commissione Speciale non è rappresentata in maniera sembra non rappresentata in maniera proporzionale. Non è vero. Un attimo solo, decido io. Scusate un attimo. Per favore, posso parlare? Grazie, sono io il Presidente. Per favore, poi decido se leggere in maniera integrale. Non ho bisogno di suggerimenti. Allora, dice che non appare alla composizione un criterio proporzionale. Secondo l'articolo 47 del nostro regolamento, l'articolo 47 dice le commissioni speciali sono formate in modo da assicurare la rappresentatività di tutti i gruppi consiliari e sono costituite in ragione di un rappresentante per i gruppi consiliari, di uno fino a un massimo di 3 consiglieri, di 2 rappresentanti per i gruppi fino a 4 consiglieri e massimo di 6, e di 3 rappresentanti per i gruppi oltre i 6 consiglieri. La Commissione Speciale, in base alla consistenza dei gruppi consigliari, a parte il PD, a cui ne competono 3, ogni gruppo è rappresentato da un solo consigliere. Come criterio più proporzionale di questo e del rispetto del regolamento non esiste. Poi il Segretariato Generale entra un po' nel merito, dice è opinabile, forse non è opportuno, dice le commissioni speciali tolgono competenze alle commissioni permanenti, ma dico io, a Campidoglio si sono fatte commissioni speciali 7-8 credo, dopo aver istituito le commissioni permanenti, per esempio Commissione Speciale Metropolitana C, faceva parte della Commissione Permanente della Mobilità, ha tolto competenze sicuramente, quindi credo che, a parte le opinioni sono tutte legittime, qui, io ve la leggo per intero poi, non dice che la Commissione Speciale non si deve fare, adesso ve la leggo. Si riscontra la nota protocollo del 22 luglio
poi arriva con una tempestività questa nota, poi quando arrivano altre note del segretariato generale però si fa finta di niente. Allora, alla luce degli atti sottoposti, scusate, alla luce degli atti sottoposti, va innanzitutto rilevato che la prevista... Sì. E lei è presidente del municipio e sono presidente del consiglio. No, no, io porto rispetto a tutti. Perché che ho detto qualcosa di non rispettoso? Per esempio? No, io sono anche, anche libero di dire la mia opinione. Allora, alla luce degli atti sottoposti, scusate, alla luce degli atti sottoposti, va innanzitutto rilevato che la prevista struttura della istituita commissione speciale, formata di fatto dai presidenti dei gruppi, non appare conforme al principio generale in base alle quali le commissioni sono costituite in seno al Consiglio con criterio proporzionale. Io vi ho letto l'articolo 47 del nostro regolamento che rispecchia pienamente questo principio proporzionale. Tale struttura, peraltro, non trova corrispondenza neppure con il meccanismo di composizione delle commissioni speciali, in base alla consistenza dei gruppi indicati dal regolamento del municipio. Scusa, il regolamento del municipio è molto chiaro, mi sembra. Il rituale, se non impropria, appare inoltre la previsione di un tavolo permanente tra organi municipali e uffici dipartimentali, tenuto conto che in base al regolamento del decentramento tali uffici svolgono funzioni di coordinamento tecnico-amministrativo nei confronti dei municipi, è opinabile. Attenzione per favore alle parole. Al fine di evitare di recare pregiudizio al principio di distinzione tra funzioni di indirizzo e poteri gestionali, parrebbe più corretto sotto il profilo istituzionale che tale tavolo, nel caso fosse istituito ad un diverso e più opportuno rango di interlocuzione, vale a dire tra organi municipali e capitolini omologhi per funzioni. Del tutto opinabile, nei presupposti di merito che dovrebbero legittimare il provvedimento, appare per il rilevato carattere di specialità dell'argomento print, sul quale si è fondata la decisione di dar vita a un'apposita commissione, espungendo tale competenza da quella presso la quale era stata esercitata in via permanente. Tale tema costituisce, ad avviso dello scrivente, una competenza peculiare della Commissione Urbanistica, la quale, ove ne sia privata, risulterebbe menomata di una significativa parte delle sue attribuzioni tipiche e, quanto a quelle residue, impossibilitata a svolgere in forma organica le funzioni istruttorie e referenti, che sono di norma a essa demandate in materia di politica del territorio. In tale ripartizione di competenze, che non sembra corrispondere ad ottimali esigenze di funzionalità del Consiglio, l'insorgenza di conflitti di attribuzione tra i due organismi è da ritenersi senz'altro possibile. Peraltro, in ordine a tale evenienza, appare prefigurata nel parere reso dal direttore, nella deliberazione non è indicata alcuna motivazione che ciò non di meno ha indotto il Consiglio, nella sua autonoma responsabilità, a discostarsi da tale parere. Da ultimo, non può non osservarsi che la Commissione Speciale, è stabilito, dovrà concludere i propri lavori entro il 1 luglio 2016. Decorso tale termine, l'argomento print, avendo evidentemente esaurito in tale lasso di tempo la sua specialità, tornerebbe tra le materie di ordinaria competenza della Commissione Urbanistica. La Commissione Speciale, a norma del regolamento, può essere prorogata per un altro periodo. Già tale circostanza si ritiene appare insufficiente a far concludere che i print non costituiscono un argomento speciale o quantomeno non possono esserlo a tempo. Questa è la lettera, la nota del segretariato generale. Ne prendo atto. Segretariato generale. Allora, io ne prendo atto perché l'ho avuta questa mattina mentre stavamo in consiglio, ne prendo atto, però credo che il consiglio possa andare avanti. Allora, adesso passiamo, finita la discussione generale, passiamo agli emendamenti. Allora,
E poi facciamo le fotocopie. Allora. Allora, siamo agli emendamenti, siamo in ordine. Allora. Prima quelli sarebbe forse bene lei. Quanto è uno? No, sostitutivi, eh? E poi ci sono i sostitutivi. Allora, consigliere Coglia. Consigliere Coglia, allora. Ci sono due emendamenti sostitutivi, primo e secondo, firmati da lei e dalla consigliera Lozzi, se li può illustrare contemporaneamente tutti e due, poi li votiamo separatamente. Presidente, prego. Si chiama regolamento, se è possibile. No, da regolamento credo che vadano discussi prima gli emendamenti modificativi e poi quelli aggiuntivi. No, non è sostitutivo. Sostitutivo. Non è aggiuntivo questo. Ma sostitutivo non esiste come termine, esiste modificativo. Soppressivo, modificativo, aggiuntivo. Allora, consigliere Coglia, venga a scrivere modificativo. Hanno chiamato la casa. Maestro, diventa un voto sufficiente oggi. Allora. Prego, illustri i due emendamenti per favore. Allora, per gli emendamenti sostitutivi, il numero 1 recita a pagina 7 sostituire il seguente punto: il municipio Roma Settimo durante il procedimento assuma un ruolo da protagonista nella fase di valutazione e decisioni connesse sia all'attuazione delle opere che all'utilizzo di eventuali oneri derivanti da nuova adesione al programma da parte dei privati e o di eventuali economie realizzate durante la fase di attuazione, come la NTA e ulteriore delibera della giunta capitolina numero 192 del 27 giugno 2014, con la seguente dicitura: il municipio deve essere considerato parte integrante del procedimento con atto formale dell'assemblea capitolina, sia per l'esame e valutazione delle osservazioni e proposte pervenute ai fini dell'aggiornamento del programma preliminare e della loro inclusione nel programma definitivo, che per la valutazione sull'utilizzo di eventuali oneri derivanti da nuove adesioni al programma da parte dei privati, ovvero da eventuali economie realizzate nel corso di attuazioni delle stesse. Qui essenzialmente si vuole dare molta più forza e peso al municipio, un peso formale e non virtuale. Scusa. Come la frase precedente potrebbe lasciar detto, perché non dice nulla legalmente la frase precedente. E il numero 2 dice sostituire l'opera di quadrante indicata al numero 2 dell'elenco manutenzione relativa alla messa a norma dell'edilizia scolastica nella borgata di Gregna, visto che erano state sollevate perplessità anche sulla legittimità della manutenzione, con una seguente opera: realizzazione di un asilo nido nella borgata di Gregna di Sant'Andrea, dove credo che ci sia una reale esigenza in tal senso. Quindi noi vorremmo, avendo anche recepito indicazioni in tal senso, trasformare la manutenzione nella creazione di un asilo nido. Grazie consigliere Coglia. Allora vi ricordo, scusi, nella Presidente, discussione degli emendamenti, ma un attimo solo, copia degli emendamenti stanno arrivando, perché se noi dobbiamo mettere in votazione degli emendamenti comunque non avendoli visti, ho capito adesso, quindi il tempo tecnico necessario ci sono. Sì, ma il tempo tecnico necessario per guardarli per un attimo, perché così diventa. Vediamo, sospendiamo un quarto d'ora il consiglio? Allora, va bene. Allora, come? Non lo so se è un fantone per gruppo, sono stato fatto come è sempre proceduto, sono state fatte un po' di copie. Stanno lì comunque. Allora, sospendiamo un quarto d'ora il consiglio per dare modo di visionare gli emendamenti. Andiamo al consiglio. Eravamo arrivati alla illustrazione di due emendamenti modificativi del consigliere Coglia, li aveva già presentati,
apriamo la discussione su questi due emendamenti. Ricordo che può intervenire un solo consigliere per gruppo. Bene, facciamo la discussione unica, poi dichiarazione di voto e voto separati. Allora, chi vuole intervenire? Consigliere Giuliano, prego. Allora, su questi due emendamenti, no Presidente, giusto? Allora, l'intervento della Presidente Fantino sembra stato fatto proprio apposta su questi due emendamenti, cioè l'ha fatto proprio prima che questi due emendamenti fossero letti e spiegati dal collega Goia. E tramite appunto la delibera 192, che è vero che non, come si dice, non tocca questo print nella fase iniziale, ma varre, cioè, sarà parte predominante per tutto quello che avverrà in seguito e anche ovviamente per la procedura successiva. Per cui quando la Presidente dice che la 192 non ha trasmesso nessuna competenza urbanistica, quindi non decentra a livello municipale le competenze urbanistiche, questo è un dato di fatto ed è una cosa che non è, secondo il mio modesto avviso, una cosa positiva, nel senso che questa 192 fa qualche passo indietro, non fa qualche passo avanti. Se parliamo di decentramento, quindi tu devi dare competenze a chi di dovere, soprattutto poi per strumenti che erano a disposizione insomma dell'istituzione municipale, quindi è sempre parlato che il print, le zone O, i recuperi, insomma devono essere degli strumenti urbanistici che erano a disposizione dei municipi, invece con questa 192 ti dice che il comune è parte diciamo prioritaria e poi quello che rimane così appeso è la responsabilità che non viene data al municipio. Questo a me preoccupa perché è proprio l'emendamento in questione che è stato presentato, che ovviamente guarda caso ricalca ovviamente quello che io da tempo vado dicendo, che dobbiamo ottenere la responsabilità che serve al municipio. E quindi il voto, se questo emendamento non passa, diventa un problema, penso, per quest'Aula consigliare. Significa che tutto quello che noi vogliamo dire o vogliamo fare o pensiamo non viene contemplato, non c'è certezza. Quindi quello che propone il municipio non ha certezza nei confronti di Roma Capitale. Ora, come dice la Presidente, è una volontà politica. Bene, se è una volontà politica, quindi l'assessore e il Dipartimento e l'Assemblea Capitolina dovranno fare un atto su nostra proposta, quindi partendo da qui, debbano fare un atto dove, non prevedendo una funzione principale, quindi non protagonista, perché il protagonista si fa al cinema, ma prevedendo invece una parte integrante del procedimento, a quel punto è un atto politico-amministrativo, perché non è previsto, quindi è nella facoltà di chi di dovere. Bene, se noi non abbiamo la certezza che l'assessore Gaudo, il Dipartimento, l'Assemblea Capitolina ci danno questa possibilità, cioè questa certezza di agire, di essere parte integrante, è normale che noi dobbiamo dire che nel momento in cui questo non avviene, noi no, non siamo del gioco, non siamo della partita. È ovvio, perché sennò non saremo mai tutelati. Ricordo velocemente che siamo partiti da una negazione completa da questo municipio, per cui se questo non emerge, se non approviamo questo emendamento e non siamo sicuri di far approvare, quindi di farci fare dall'assessore e dall'Assemblea Capitolina, perché poi tutto andrà in Assemblea Capitolina per essere avallato, non abbiamo questa certezza politico-amministrativa, ok? Quindi significa che è tutta fuffa. E quindi noi saremmo quelli, siccome è già uscito in giro che si parla di mediatori, è come se noi fossimo, capito, negativi, siamo stati sempre contrari, dopodiché oggi ci avviciniamo facendo delle osservazioni. Noi stiamo facendo delle osservazioni perché Roma Capitale è andata avanti, ok? Questo deve essere chiaro, Roma Capitale è andata avanti
è passata sopra la nostra testa, noi siamo obbligati ad avere questo percorso sul territorio. Bene, poi ci dicono: ma diteci quello che vi serve e lo mettiamo dentro. No, deve essere scritto, ci deve essere un passaggio amministrativo che parte da noi, quindi va messo in questa risoluzione, bene, ma che deve avere il risultato nel momento in cui l'amministrazione capitolina deduce l'effettivo passaggio. Quindi grazie, ti dice che sei parte integrante, e quindi anche se solo una cosa dell'elenco che noi potremmo fare, oggi non lo sappiamo quello che possiamo dire, abbiamo scritto delle cose, ma in base a quello che emergerà, anche una cosa sola, ne dobbiamo mettere quattro, anche se una delle quattro non viene ascoltata dal Comune di Roma, noi mettiamo il nostro veto, perché le responsabilità ci vogliamo prendere, ma ci vogliamo prendere a ragion veduta. Grazie. Altri interventi di altri gruppi? No, questo... Se non ci sono, passiamo alla dichiarazione di voto. Allora, dichiarazione di voto sul primo emendamento. Dove sono? Allora, sull'emendamento numero 1. Il municipio Roma 7 durante il procedimento assume un ruolo da protagonista. Ho riassunto sostanzialmente allora. Scusi Presidente, però, no, beh, scusi, una mozione. Dichiarazione di voto, No, una mozione un attimo su dal regolamento, ma volevo solamente capire una cosa, ma mi è sfuggito a me e ne chiedo scusa. Non ci sono emendamenti soppressivi? Nel suo tavolo, non questo, nel suo tavolo non sono stati presentati emendamenti soppressivi? Non ce ne sono. Non ce ne sono, solo questo. Ah, okay. Allora, non ci sono dichiarazioni di voto, passiamo alla votazione. Allora, chi è favorevole all'emendamento numero 1? Facciamo la controprova? Facciamo la controprova. Chi è contrario? Chi si astiene? All'unanimità con 23 voti a favore, nessun contrario, nessuno astenuto. Numero 2, relativa alla manutenzione relativa alla messa a norma dell'edilizia scolastica Borgate di Gregna. Ci sono dichiarazioni di voto? Consigliere Giuliano, prego. Allora, grazie, faccio la dichiarazione di voto perché prima si è dimenticato di entrare nel merito. Questo emendamento io l'avevo già in parte, non come che, diciamo, di mettere l'asilo a posto della messa in sicurezza della scuola, anche perché ho chiesto al Presidente di quale scuola si parlasse, insomma, l'altro giorno, perché c'è una scuola a Via della Seta e poi un'altra struttura scolastica, ex scolastica, che comunque non viene utilizzata per l'istituzione scolastica, ma io avevo detto appunto che con quegli interventi, nei due interventi che si potevano fare con questi soldi della messa in sicurezza, si potesse comunque cambiare e cercare di fare qualcos'altro per quel quadrante che è in grossa difficoltà di servizi e quant'altro. Quindi su questo potrebbe essere, avendo sentito questo del 5 Stelle, potrebbe essere che invece di spendere dei soldi per una struttura che sembra che abbia delle difficoltà diverse da quelle della messa in sicurezza, e quindi quel milione potrebbe essere utilizzato per fare un asilo nido che lì manca, e quindi dare un risultato tangibile. Quindi prendo con positività questo tipo di emendamento. Grazie consigliere Giuliano, altri interventi? Consigliere Coglia, prego. Sì, solo per puntualizzare, insomma, che l'intento era proprio quello che ho detto dal consigliere Giuliano, perché in commissione scuola tante volte abbiamo parlato di carenza degli asili nido, dei posti negli asili nido, e sicuramente Gregna è uno di quei quartieri che ha bisogno di un asilo nido. Allora, perché non cogliere la palla al balzo e tutti insieme dare la possibilità di costruire un asilo nido e risolvere anche tutta una serie di problemi di mancanza di fondi che abbiamo sulla commissione scuola? Questo era l'intento. Io chiedo ai commissari appunto di procedere in tal senso. Grazie consigliere Coia. Consigliere Lardaca, prego. Grazie Presidente, molto velocemente solo per dire che voteremo favorevolmente, perché l'opera
era inclusa tra le sollecitazioni fatte dal Comitato di Quartiere di Gregna e quindi, per quanto abbiamo ampiamente detto stamattina, non possiamo che essere favorevoli. Grazie. Allora, altre dichiarazioni di voto del PD? Sì, naturalmente cogliamo con favorevole questa proposta, pure perché nella specifica che avevamo fatto e lavorato in commissione, diciamo che abbiamo affrontato questo argomento e la presenza di numerosi locali presenti nel plesso scolastico ci faceva anche presupporre di poter adeguare e quindi facendo una buona manutenzione trovare altri spazi all'interno dei plessi scolastici. Comunque va bene la realizzazione di un nuovo asilo, anzi, ancora di più, grazie. Il PD voterà favorevolmente. Altre dichiarazioni di voto? Consigliere Cofano, prego. Sì, grazie. Il gruppo SEL voterà favorevolmente all'emendamento, sia perché, come ha anche detto il consigliere Laddaga, il Comitato di Quartiere di Gregna Sant'Andrea aveva sollecitato in più occasioni la possibilità di istituire un asilo nido nel quartiere, ma anche perché è un'opera pubblica e non un intervento manutentorio che comunque non può essere realizzato con gli oneri del print, mentre invece è realizzabile piuttosto un'opera di carattere pubblico come un asilo nido, per cui il gruppo SEL voterà favorevolmente. Grazie. Altre dichiarazioni di voto? Non ci sono. Passiamo alla votazione. Chi è favorevole? Allora, chi è contrario? Nessuno. Chi si astiene? Nessuno. Quindi 23. Allora, approvato con 23 voti favorevoli. Adesso passiamo agli altri emendamenti. Posso chiedere di avvicinarmi un attimo al tavolo della Presidenza? Prego. Emendamenti modificativi dal numero 1 al numero 18 a firma dei consiglieri Poli, Carrus e da Benassi ed altri. Ci sono tutti uguali, come abbiamo fatto prima, gli farei un'unica presentazione, un'unica discussione e votazione separata. Prego consigliere Poli. Grazie Presidente. Allora, gli emendamenti modificativi hanno la finalità di migliorare fino a quanto è possibile il testo risolutivo che è stato presentato dalla Commissione speciale.
Evito di soffermarmi sul parere che è stato dato dal segretario generale, anche se il parere per garbo istituzionale così è formulato. Chi è della pubblica amministrazione sa che quando si scrive un parere non è mai in positivo, ma cerca insomma di far modificare, e mi sembra che gli elementi c'erano tutti. Veniamo agli emendamenti. Allora, il primo emendamento modificativo ha la finalità di modificare e rendere più ampio il concetto che è espresso nel primo paragrafo, perché nel primo paragrafo della risoluzione non è specificato che il programma integrato ha una destinazione urbanistica a parte tessuto prevalentemente per attività, a parte verde pubblico e servizi pubblici locali. Potrebbe sembrare una sciocchezza, ma al di là di noi che siamo, tra virgolette, addetti ai lavori, chi più chi meno, la finalità è rendere l'atto corretto da un punto di vista formale, per cui i due paragrafi nulla variano rispetto al testo risolutivo, ma ampliano quel concetto che è stato racchiuso in un unico paragrafo, per cui la prima parte, il primo paragrafo esplicita ciò che prevede il piano regolatore, perché da lì partiamo, altrimenti sembra che la Giunta Capitolina abbia deciso di effettuare, insomma, di approvare un piano integrato. Invece il piano regolatore è la fonte, diciamo, ordinamentale principale, a seguire c'è la delibera della Giunta Capitolina con quello che esplicita nel deliberato, per cui è solo dal punto di vista formale. Io ritengo che molti di questi emendamenti sono di questa sostanza, semmai vado in unica discussione, Presidente? A seguire. Bene, quindi il primo emendamento è di questa natura. Il secondo emendamento amplia il secondo paragrafo, che è quello della nostra risoluzione. L'emendamento è tendente, insomma, a precisare con dovizia di particolari ciò che il municipio ha richiesto, non solo, voglio dire, l'impegnava il Presidente, no, la nostra risoluzione è stata precisa, noi abbiamo chiesto la revoca, l'interessamento dell'Avvocatura Capitolina, l'istituzione del tavolo di confronto congiunto. Il terzo emendamento sana quella che probabilmente possiamo chiamarlo un refuso dattilografico, perché il terzo paragrafo della risoluzione approvata dalla Commissione speciale in realtà è un sottoparagrafo della risoluzione del Consiglio del Municipio VII. Messo così, questo paragrafo sembra una cosa a sé stante, se lo andate a leggere vi rendete conto che sì, il terzo emendamento. Quindi il secondo e il terzo emendamento tendono a rendere più preciso ciò che abbiamo chiesto con la risoluzione di Consiglio Municipale. Messa così, tutta l'attività legata al programma sembra una premessa che invece è conseguente alla nostra risoluzione, per cui, ripeto, è un emendamento che si può ritenere di carattere, voglio dire, formale, testuale, quindi non incide su ciò che politicamente la Commissione ha deciso poi di effettuare. L'emendamento numero 4 fa riferimento al quarto paragrafo della risoluzione. Pure qui nella risoluzione, probabilmente per il poco tempo a disposizione, si è omesso, qui si parla di bando in senso generico, l'emendamento, insomma, che propongo insieme agli altri è quello di scindere il paragrafo in due per chiarire che il bando è quello di sollecitazione per la presentazione dei contributi partecipativi e proposte di intervento sul Printix A2, altrimenti il bando è una cosa generica, non... Quindi, e peraltro la seconda parte dell'emendamento modificativo chiarisce meglio l'avviso del 30 ottobre e le motivazioni della sospensione, quindi anche qui si esplicita da un punto di vista formale meglio ciò che la Commissione speciale ha voluto riportare.
L'emendamento modificativo numero 5 si riferisce al quinto paragrafo. Anche qui amplia, ma a beneficio, voglio dire, dell'atto, quindi ciò che l'assessore alla trasformazione urbana di Roma Capitale ha voluto dire con la sua nota del 14 marzo, quindi quando ha dato atto di tutta una serie di cose, quindi semplicisticamente comunicando peraltro, no, ha dato atto intanto testimoniando la perdurante volontà del consorzio XA2 di attuare quanto proposto, tant'è che dà atto di ulteriori due comunicazioni formali al di là delle diffide che poi sono pervenute all'assessore e al municipio, di attuare concretamente il print con note del 13 e del 20 gennaio 2014. Questo perché ritengo sia importante non solo dal punto di vista lessicale, quindi testuale, come costruzione della risoluzione, ma perché dimostra che c'è tanto la forte volontà dei proponenti di attuare il programma, ma c'è anche altrettanta volontà di Roma Capitale di recepirli. Per cui mi sembra che la formulazione renda merito a quello che si è verificato, e peraltro voglio dire non fa altro che esplicitare ciò che è inviato, ciò che è contenuto nella comunicazione dell'assessore Caudo nel corso dell'interlocuzione che c'è stata con la Presidente del Municipio. Il numero 6, cercherò di andare più velocemente possibile perché non ho nessuna volontà di tipo ostruzionistico, ma evidentemente costruttiva. Il gruppo dovrebbe essere, se continuate a provocarmi diventa antipatico perché avete detto tutta una serie di cose, io non ho ribattuto. Consiglio Di Palla perfettamente. No, vabbè, per favore, mentre il consiglio Di Palla siete pregati di stare. Capito. No, grazie. Se tu diventi antipatico ci sono capace, eh? Ok, no, vabbè. Di certo non sono come voi. Scusate. Capito? Capito. No, se passo da là, stessa cosa, state insieme. Che passo da là? Votate contro. Votate contro. Va bene. Per favore. Presidente, le chiedo la donna, per favore. Prego, consigliere. Io no. Se vogliamo andare avanti, se andiamo avanti, andiamo avanti. Prego i consiglieri di stare in silenzio. Grazie. Allora, l'emendamento numero 6 e qui è meno di tipo lessicale, quindi la dimostrazione della chiarezza con la quale mi voglio esprimere, mentre i primi erano solamente di tipo, insomma, di strutturazione della risoluzione, qui secondo me contiene il sesto capoverso. No, chiedo scusa, il quarto paragrafo della risoluzione, oggetto dell'emendamento modificativo numero 6, e quando si parla Dipartimento Programmazione, in data 9 aprile ha ripubblicato il bando, confermando la volontà di una revisione e condivisione degli obiettivi pubblici sottesi al programma. Quella non è una volontà, questo è previsto proprio dalle norme tecniche di attuazione, cioè l'apertura dell'avvio della fase partecipativa è prevista dalle norme tecniche di attuazione, per cui messa così sulla risoluzione si vuole costruire un discorso come se fosse una concessione, la norma lo prevede, quindi non è che ha confermato la volontà, lo deve fare, cioè ogni programma urbanistico lo deve fare. Andiamo al pagina 2, dopo accertato, emendamento numero 7. Oh, questo è un altro emendamento che sicuramente verrà bocciato perché porta in evidenza una omissione da parte della Commissione, non voluta ovviamente, ma insomma dovuta, come ho detto prima, ai tempi, perché quando si passa direttamente in data 26 giugno 2014 è stata formulata una preliminare osservazione. No, quell'osservazione condivisa è frutto della nostra risoluzione di consiglio,
la numero 5. Quindi, a seguito della richiamata risoluzione numero 5, l'assessorato ha ritenuto di costituire un tavolo di confronto tecnico con il municipio, con il compito di pervenire alla stesura di un'osservazione condivisa. Questo è un passaggio importante che rende e che esplicita ciò che effettivamente è stato deciso congiuntamente, soprattutto per volontà dell'amministrazione capitolina. Messa così sembra che è stata formulata un'osservazione, cioè per caso è stata fatta. No, l'osservazione condivisa è frutto della decisione dell'amministrazione capitolina, in particolare del Dipartimento Attuazione Urbanistica, di poter esplicitare. Quindi, secondo me, l'emendamento modificativo numero 7 andrebbe accolto, così come andrebbe accolto l'emendamento numero 8, che fa riferimento al secondo paragrafo dell'accertato. Qui sicuramente, voglio dire, l'emendamento sarà asfaltato, perché in data 9 luglio la prima commissione ha bocciato la memoria di giunta. Allora, il 9 luglio la prima commissione urbanistica del municipio di Roma 7, pur esprimendo contrarietà alla memoria di giunta, ha acquisito agli atti, come da verbale numero 29, il testo dell'osservazione condivisa. E sta proprio qui il nodo della questione. C'è il tentativo dell'estensore della risoluzione, quella della commissione, di non considerare il percorso che è stato fatto. L'emendamento tende ovviamente a riconoscere quello che è stato fatto e a concretizzarlo e a esplicitarlo in maniera chiara nell'atto risolutivo. L'emendamento numero 9 fa riferimento al terzo paragrafo dell'accertato. L'emendamento, questo ritorno a quello che ho detto prima, cioè allo stile, la formulazione lessicale della risoluzione. E la risoluzione dice: il data 10 luglio il Consiglio ha istituito la commissione speciale print per definire gli interventi pubblici e privati inerenti al programma integrato. Cioè, questo non è esatto. Il Consiglio Municipale ha istituito la commissione speciale print per definire gli interventi pubblici e privati inerenti ai piani di recupero integrati. Questo è quello che... però nella risoluzione non è scritta così, per cui pure questo sarà un emendamento che sarà asfaltato, perché mette in luce la discrasia che è stata operata all'atto della costituzione della commissione speciale. Quindi, voglio dire, a sostegno delle perplessità che anche in forma dubitativa ci anteponeva il segretario generale. L'emendamento numero 10, quarto paragrafo dell'accertato, che il Dipartimento ha ritenuto indispensabile fissare i nuovi termini di scadenza, e c'è proprio una imprecisione derivante dalle norme tecniche di attuazione. Ripeto, è connessa a quello che dicevo prima, c'è un'imprecisione che non so se è voluta o casuale, ma il Dipartimento non ha fissato nuovi termini di scadenza, ma ha avviato la nuova fase partecipativa prevista dalle norme tecniche di attuazione, che deve essere conclamata all'interno dei termini del bando di sollecitazione di partecipazione da parte dei soggetti portatori di interessi diffusi. E allora qui, quindi 27 giugno, quindi l'emendamento tende a essere più preciso, nel senso di come sono andate le cose. Quindi 27 giugno il Dipartimento Attuazione, programmazione, ha determinato l'avvio del processo partecipativo, cioè dire che ha fissato i nuovi termini è porre in quell'ottica sbagliata, richiamavo nel corso dell'intervento principale, che cerca di orientare l'atto come se fosse tutta una cosa casuale, e qui una cosa è stata costruita secondo le norme, per cui peraltro l'emendamento che io spero che venga approvato rega nella seconda parte, quindi io l'ho articolato prendendo due paragrafi, quando dice che i rappresentanti dell'amministrazione capitolina
hanno confermato la legittimità della deliberazione, pur dando atto dell'esistenza di anomalie nell'iter istruttore del programma integrato di cui trattasi. Perché questa cosa noi non la dobbiamo dire? Cioè, quando gli stessi referenti dell'amministrazione capitolina declassano quelle illegittimità che noi abbiamo manifestato nella nostra risoluzione di novembre e confermano che di illegittimità non si tratta, ma si tratta di anomalia, perché non riprenderlo sull'atto? Questa è una cosa che darebbe più, voglio dire, vigore e riconoscimento al lavoro che è stato fatto fino adesso, indipendentemente da chi lo ha fatto, perché l'obiettivo, quello nostro conclusivo, è che le cose si facciano. L'emendamento numero 11 è il quinto paragrafo dell'accertato che. Il municipio non si è ancora formalmente espresso con appositi atti in ordine all'attuazione del print. Pure qui l'emendamento tende a chiarificare e a mettere in chiaro quello che è successo, e questo ve lo leggerei perché ritengo che sia importante, per cui al di là di chi lo sta proponendo vorrei che fosse esaminato nella giusta ottica. Il municipio, che non ha potuto formulare la carta dei valori da legare agli oneri derivanti dall'attuazione del print di Ciampino, lo ricordava prima la Presidente, il programma preliminare tiene conto di una carta dei valori del print di Ciampino, quella del delibera 272, ce l'abbiamo tutti chiaro, quindi sappiamo di cosa si sta parlando. Quindi dire che il municipio non ha potuto formulare la carta dei valori è ripristinare le cose nel giusto alveo. Tra l'altro, il municipio, che non ha potuto formulare la carta dei valori, ha inteso promuovere un'azione di sollecitazione partecipativa tesa alla verifica della rispondenza del preminente interesse pubblico delle opere pubbliche descritte nel programma preliminare, indicando due riunioni, il 29 e il 30 maggio. Allora, pure qui, se si vuole fare opera di verità e quindi non c'è nessun problema ad accertare quello che si è conclamato nel tempo, non credo che si avrà difficoltà ad accettare l'emendamento, perché gli incontri partecipativi ci sono stati, incontri partecipativi che in realtà sono serviti più alla comunità territoriale e ai comitati che a noi, perché loro comunque sono riusciti ad andare a Dama e quindi a presentare le osservazioni. Noi ci stiamo parlando, ci stiamo lavorando oggi in zona Cesarini. Emendamento numero 12. Questo spero che venga considerato nel giusto senso, nel senso che è modificativo completamente dei due paragrafi dell'accertato ancora che, riprendendo pedissequamente, quindi senza nessun tipo di interpretazione, ciò che è stato stabilito con l'osservazione condivisa in sede tecnica. Quindi i due paragrafi che sostituirebbero i due paragrafi della risoluzione non fanno altro che riprendere quasi analiticamente ciò che è stato deciso dall'osservazione condivisa, che ripeto non potevamo bocciare come commissione, contrariamente a quanto abbiamo fatto con la memoria di giunta, perché quello è un documento di natura tecnica che rimane sul tappeto e che più avanti con i prossimi emendamenti vi dimostrerò che anche la commissione speciale ha tenuto in considerazione, per cui vi pregherei di attenzionare questo emendamento perché riporta e veramente fa chiarezza che questa osservazione, quindi la decisione di quelle opere di quadrante che sono esterne al print, non è una decisione del Consiglio, ma una decisione tecnica che è stata fatta a livello dipartimentale. L'emendamento modificativo numero 13. Concettualmente si chiede di modificarlo completamente, perché il primo paragrafo dell'appurato che c'è la parolina magica del quadrante urbano sud,
quadrante urbano sud è piuttosto vago perché poi giustifica tutto quello che ci sarà dopo, però la modifica dell'emendamento è tendente a delineare con precisione quali sono stati gli esiti degli incontri partecipativi che hanno delineato la necessità di legare gli obiettivi del programma integrato agli interventi infrastrutturali di adeguamento della mobilità di quadrante nonché di carattere sportivo. E questo deriva dalla prima riunione pre-partecipativa che è stata indetta dal municipio del 29 maggio, allorquando l'assessore Improta è venuto qui nel nostro municipio e dopo averci illustrato il PGTU, ha condiviso sul fatto che il programma integrato, quindi lo strumento urbanistico, legasse la sua esplicitazione nel territorio con la realizzazione di opere infrastrutturali di mobilità, che sono quelle più importanti e per le quali i quartieri hanno necessità per le difficoltà morfologiche in cui si sono trovati. Per cui ritengo che questo sia un emendamento piuttosto particolare che debba essere accolto. Emendamento modificativo 14, secondo paragrafo dell'appurato che gli interventi, leggo quello della risoluzione, gli interventi e le proposte presentati negli incontri partecipativi hanno delineato posizioni diverse rispetto al programma preliminare, ai sensi dell'articolo 53 delle norme tecniche di adattazione. Perdonatemi, non lo capisco, cioè non riesco a comprendere che cosa c'entra l'articolo 53 con le posizioni diverse espresse negli incontri partecipativi, per cui l'emendamento modificativo integra, quindi sostituisce integralmente la formulazione dell'emendamento, riportando pare quelle che sono state le indicazioni dei comitati di quartiere e delle associazioni che sono intervenuti nella riunione del 30 maggio. Pure questo è un dato oggettivo, si può non essere d'accordo, ma le osservazioni sono state presentate per iscritto, in commissione urbanistica per chi le ha volute vedere sono state viste, evidentemente chi non lo sa non le ha volute vedere. Emendamento modificativo numero 15, terzo paragrafo, compresi sotto paragrafi dell'appurato che... Anche qui è stata sfalciata e sintetizzata quelli che sono gli obiettivi del programma preliminare. Quindi semplicemente questo, nulla di particolare, se non specificare meglio qual è l'obiettivo, che è ramagliare i tessuti urbani esistenti, e qui mi riferisco ovviamente alle opere di infrastruttura viaria e di mobilità, che il ramagliamento di quello tratta. Quindi il completamento di alcuni spazi non utilizzati, compreso quindi la nuova domanda che ci è pervenuta dai comitati di quartiere nella riunione del 30 maggio di prevedere una struttura polivalente sportiva per il territorio, perché ne è privo. Quindi anche questo è esplicitato meglio. Passiamo all'emendamento modificativo numero 16, che fa riferimento al secondo paragrafo del considerando di pagina 4. Sì, beh, sto rileggendo perché voglio dire. Questo io sono seguioso delle determinazioni della Presidenza, per cui uno e uno, io non avevo problema a esplicitarlo, però ci dobbiamo spicciare, alle 5 inizia la commissione, la conferenza urbanistica. Il secondo paragrafo, quando parla che nella situazione attuale di fatto è necessario provvedere comunque con urgenza all'approvazione di un atto, anche in termini di fluidità di discorso, mi sembra scritto meglio quello proposto, ma non mi dilungo perché ce la vedete, quindi mi sembra anche rispettoso nei vostri confronti. Il modificativo numero 17
E beh, e qui, qui è uno di quegli emendamenti che sicuramente non sarà approvato, perché fa parte proprio della diversa impostazione che la Commissione speciale, ancorché viziata da questo dubbio di legittimità, lo ripetiamo ancora, ha esplicitato, perché nella risoluzione si dà, quindi ne risolve affinché di pagina 5, dopo la prima fase della prima frase di rito, si dà atto del finanziamento e realizzazione delle seguenti opere di interesse strategico. E questo riportando una tabella, peraltro già con l'individuazione degli oneri di realizzazione delle opere, che poi vorrei vedere se non è solo un esercizio matematico questo, se è frutto di un lavoro di compo di metrici degli uffici, ma non credo, perché in un'oretta non si riesce a fare questo lavoro. E l'opera pubblica numero uno, come da PRG, è quella che tutti vanno chiedendo da decenni, per cui non è quella, tant'è che nell'emendamento quella è riportata tale e quale. Le altre opere, sulle altre opere c'è da dire. Innanzitutto, nella tabella ci sono due opere pubbliche numero 2, e quindi che cosa significa? Opera pubblica numero 2, sono identiche le sigle, opera pubblica numero 2, opera pubblica numero 2. Può indurre, voglio dire, a una interpretazione. In questa fase noi tutto dobbiamo fare tranne che far interpretare ad altri quello che vogliamo. Peraltro è la prima opera pubblica numero 2, quindi la seconda casella, fa riferimento alla nuova realizzazione di PRG, completamento tratto via Lucrezia Romana, tratto via Paolo Orsi, via Casale di Gregna. Io non so se voi avete visto, sicuramente sì, perché avete, come ha chiesto il consigliere Belisario più volte in commissione urbanistica, non avendo soddisfazione, tempestato il municipio di cartine e non... L'opera pubblica di cui fate riferimento è questa, completamento di un pezzo del troncone di via Lucrezia Romana, che, ripeto, il consigliere Laddaga prima lo diceva, appareva sovradimensionato, ma non è quello che ci hanno chiesto i cittadini hanno chiesto il completamento di via Lucrezia Romana, quindi con questo pezzo, lo sfondamento sotto raccordo, oltre al riccio, ma di questo... Poi di questo vedremo un attimo, quindi insomma è stato previsto 1.300.000 euro per poche decine di metri di strada, ancorché collocata nel casale di Gregna, lì è terreno, quindi non ci sono opere particolari, ma insomma andate a vedere da cartina quello che succede, non mi sembra che sia, non mi sembra che siano ben esplicitate. Altro fattore, e qui voglio essere preciso, in sede di osservazione condivisa, il Dipartimento e il Municipio avevano stilato l'atto che enucleava dal computo degli oneri delle opere di quadrante l'opera 1C, tant'è che se voi andate a vedere l'osservazione condivisa c'è scritto con riserva di valutazione in sede successiva in quanto rientrante nel comune di Ciampino. Invece nella risoluzione se ne viene completamente già inserita, quindi con questa valutazione che è stata fatta, sulla quale io esprimo una forte riserva, perché eventualmente questa valutazione la faremo poi col comune di Ciampino, ma voi mettendola già come fatto conclamato in risoluzione, mi sembra che questo tipo d'accordo l'abbiate già raggiunto, sempre in separata sede ovviamente. Passiamo all'ultimo emendamento, che è l'emendamento numero 18, e questo è la modificazione del primo paragrafo. Dire l'utilizzazione degli oneri concessori e contributi a norma vengono usati per il rifinanziamento e la realizzazione delle seguenti opere pubbliche,
nasconde una grande imprecisione. Riteniamo che sia più corretto prevedere questa dizione. Prendendo atto e condividendo quanto emerso in sede di sottoscrizione dell'osservazione condivisa, il 26 giugno si assegnano le risorse finanziarie, perché se no sembra che questa scelta sia stata fatta esclusivamente dalla Commissione, quando invece l'importo del complessivo del contributo straordinario, quindi la misura non superiore al 15%, e non è che l'ha decisa la Commissione, lo ha deciso il Municipio, l'ha deciso il Dipartimento. Perché scrivere questa inesattezza? Per cui la memoria giunta l'hai bocciata, quindi come l'ho bocciata io. Quindi ho concluso con i modificativi, Presidente, spero di essere stato più sintetico possibile, grazie. Ho fatto un grosso lavoro di sintesi. Allora, passiamo alle dichiarazioni di voto, alla discussione sugli emendamenti presentati. Come al solito, una per gruppo, ci sono interventi. Sono aggiuntivi, perché con quella dei non ci sono, passiamo alla dichiarazione di voto. L'emendamento numero. Allora, giusto? Emendamento numero 1. Dichiarazione di voto. Ci sono dichiarazioni di voto? Consigliere Lattaca, prego. Sì, Presidente, grazie. Io avrei preferito intervenire sulla discussione generale, non ho avuto il tempo, stavo rivedendo le carte, quindi insomma eviteremo di intervenire su tutti gli emendamenti per evidenti motivi, però per quanto ho detto nel mio intervento precedente, quindi si cerca di ricondurre per quanto possibile, di ricucire uno strappo che si è creato e di arrivare ad un documento che possa essere più condiviso di quello che stiamo votando. Mi sembra che molti emendamenti, tra cui questo primo, siano in realtà un narrare con più precisione quello che è successo. Alcuni sono insomma semplici aggiunte o modifiche. In particolare questo primo mi sembra che, come ha spiegato bene il Presidente Poli, vada a ridescrivere come la questione è partita, cioè precisando che il tutto parte da un piano regolatore generale che prevede alcune questioni e non per una iniziativa che chissà come è nata. Quindi ovviamente siamo favorevoli a questo primo emendamento. Grazie. Grazie. Altre dichiarazioni di voto? Non ci sono, passiamo alla votazione. Chi è favorevole all'emendamento modificativo numero 1? Chi è contrario? Chi si astiene? Consigliere Giuliano, l'ha espresso il voto? Un attimo, consigliere Pellizzardo c'ha ragione. Scusate.
Ripeto, 13 voti contrari, 9 favorevoli e un astenuto. Prego. Emendamento numero 2. Allora, ci sono interventi? No. Dichiarazione di voto? No. Passiamo alla votazione. Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene? Si astiene. Allora, 13 voti contrari, 9 favorevoli e 1 astenuto. Quindi emendamento respinto. Emendamento numero 3. Ci sono interventi? Consigliere Valdaca, prego. Grazie Presidente, io interverrò solo per dire che non interverremo più sugli altri emendamenti perché è evidente che non c'è nessuna volontà di dialogo e di condivisione di questi atti, per cui si conclude un iter che è partito in un certo modo, è stato condotto in un certo modo e si vuole concludere nello stesso modo. Quindi come gruppo della lista civica Marino ovviamente continueremo a votare favorevolmente a questi emendamenti che erano frutto di un lavoro fatto insieme a molti altri in commissione e facciamo notare che si continua a parlare di condivisione, di partecipazione, di visione pacifica, condivisa, ampia e poi gli atti, i voti sono quelli poi che grazie contano. Consigliere Valdaca, allora, posso finire, scusi Presidente? Posso finire? No, prego, prego. Pensavo che avesse finito, mi scusi. No, quasi ma non avevo prego finito. Dico il voto poi è quello che conta ed è quello che stiamo vedendo in quest'aula, insomma quello che noi continuiamo a dire da qualche giorno, da qualche settimana e evidentemente i fatti ci danno più che ragione. Grazie. Grazie a lei. Allora, altri interventi? Consigliere Cofano, prego. Grazie Presidente. Intervengo a margine di questo emendamento. Chiaramente per esprimere l'orientamento favorevole come firmatario su tutti i 21 emendamenti che sono stati elencati e manifesto anch'io, lo manifestiamo come gruppo SEL, che sul tema print si è costituita a speculare alla commissione print una nuova maggioranza che in quest'aula consiliare sta facendo emergere le proprie contraddizioni, per cui noi come SEL ci atteniamo a votare favorevolmente ai 21 emendamenti. Grazie. Grazie a lei. Altri interventi? Non ci sono. Dichiarazione di voto? Ci sono dichiarazioni di voto? Non ci sono. Passiamo alla votazione. Chi è favorevole? Al terzo emendamento. Chi è contrario? Chi si astiene? Lei ha votato contro. Ora? Sì.
Allora, 13 voti contrari, 6 favorevoli e 3 astenuti, emendamento respinto.